silenzio in questo periodo perché sono una osservante delle regole. La presidente dell'Umbria, Donatella Tesei, ha firmato l'ordinanza 34 per il riavvio di attività. A decorrere da domani, 19 giugno, riapriranno discoteche e altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento, in particolar modo serale e notturno. Saranno consentite cerimonie con l'effettuazione di banchetti come quelli ad esempio di matrimoni e congressi. Tali attività dovranno avvenire nel rigoroso rispetto delle indicazioni riportate dal DPCM 11 giugno 2020 e della precedente ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 12 giugno del 2020. Abbiamo ritenuto giusto, come sempre, essere qui a È morto Nando Placidi, titolare della boutique Buon Umore in Corso Vannucci a Perugia. Persona cordiale e disponibile, Nando, che è morto all'improvviso oggi, giovedì 18 giugno 2020, era entrato nell'attività nel 1972. Lo storico atelier era nato nel 1880, punto di riferimento a Perugia per l'abbigliamento e conspicato senso dell'arte e del design. Nella sua boutique era di casa Lucia Bosè, la mamma di Michel presentò lì le sue opere d'arte e produzioni presentate insieme a Giuliano Giumann nel 2018. Ancora nessun nuovo caso positivo al coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 1.075 tamponi effettuati. Due persone sono guarite dal coronavirus con gli attuali positivi che scendono a 23. Sono 7 i clinicamente guariti e 77 i deceduti. I ricoverati sono 7, di cui 2 in terapia intensiva. Di questi 3 sono ricoverati a Perugia, 3 a Terni e 1 a Pantalla. Le persone in isolamento contumaciale sono 16. Le città ancora positive sono Arrone con un caso, 3 a Città di Castello, 1 a Foligno, 1 a Marciano, 1 a Orvieto, un altro a Perugia, 4 a San Gemini, 8 a Terni e 3 da fuori regione. Sono 1.437 le persone contagiate dal coronavirus da inizio dell'emergenza. Il dato comprende gli attuali positivi, i guariti e i deceduti. L'assessore alla salute, Luca Coletto, si è recato in visita all'ospedale di Terni. Ha avviato la fase 3 dopo essere stato per mesi Covid Hospital. Coletto ha voluto essere presente alla inaugurazione della clinica medica dell'ospedale di Terni, considerata una delle strutture nevralgiche dedicate al Covid, che torna ora alla sua normale attività dopo i rapidi lavori di ristrutturazione iniziati a fine maggio. Economico di riduzione solo del 15%. Potenziamento del pronto soccorso con una riqualificazione del reparto di pneumologia per aumentare i posti di terapia intensiva a una fase 3 che porti al rilancio complessivo del nosocomio anche attraverso il concorso per la struttura maxillofacciale indetto e dove si spera arrivino le domande per 2 posti di odontoiatri specializzati. Sono questi gli obiettivi tracciati per il San Giovanni Battista di Foligno. La fase 3 prevede la ripartenza della intramenia dei primi di luglio, il tutto però senza cambiare i protocolli di sicurezza interni all'ospedale. È cominciata la fase 3 anche all'aeroporto San Francesco d'Assisi per un piccolo intoppo. Oggi però il volo da Tirana non è stato effettuato per un imprevisto ripreso dal governo albanese, ma la SASE garantisce la ripresa regolare di tutti i voli. L'aeroporto si aggiunge quindi ai 25 scali italiani operativi dopo il lockdown. Dal 21 giugno partirà quello da e per Catania. Sono stati inoltre confermati 2 voli settimanali dall'Albania ogni giovedì e la domenica, oltre ai voli già annunciati su Londra e Bruxelles. Il 4 luglio partirà il volo da e per Rotterdam. L'aeroporto è stato riaperto in assoluta sicurezza. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Pressione in aumento sul finire della settimana con tempo più stabile in Italia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 19 giugno. Tempo asciutto al mattino con cieli in prevalenza sereni. Locali addensamenti solo su Friuli, coste tirreniche centrali e isole maggiori. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Alpi orientali e Appennino settentrionale, con fenomeni in movimento verso le pianure del Friuli. Locali piogge anche sulla Sardegna.
variabilità asciutta altrove. In serata è notata tempo in miglioramento su tutti i settori, con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in generale aumento. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.